Oggi ho scoperto una cosa che sa dell'incredibile. Avete presente la canzone Tainted Love dei Soft Cell, gruppo synth pop inglese del 1981? È questo singolone che li ha fatti proprio uscire di brutto. Bene, io ero convinto che fosse una loro canzone e invece no, è una cover. È una cover di Gloria Jones, è stata scritta nel 64 e pubblicata nel 65. È una canzone degli anni 60 e l'ho scoperto solo oggi. Mi sento un po' come se mi avessero detto che mi hanno adottato. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Sasha e questo qui è il mio canale. Ciao e benvenuti. Benvenuti e ciao. Oggi non vi voglio parlare di nessun atomizzatore, box o cose del genere, voglio semplicemente parlarvi del tabacco penso più comune presente sul pianeta Terra, ovvero il Virginia. Esso è da considerarsi una varietà della Nicotiana tabacum, una pianta originaria delle Indie occidentali e del Sud America, differente da quella che coltivavano gli indiani, che era la Nicotiana rustica, differente sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista aromatico e dal punto di vista del quantitativo della nicoletta. Infatti nella Nicotiana rustica è presente una quantità superiore di nicoletta mediamente, ma oggi ci concentreremo sulla tabacum, ovvero il Virginia, questa grande varietà. Ma il nome Virginia ha qualcosa a che fare con lo stato della Virginia? Sì! Perché lo stato della Virginia sin dal 1600 ha coltivato tabacco ed è stata una delle principali fonti di reddito. All'inizio della Confederazione degli Stati Uniti, la Virginia era quella che se la passava meglio proprio perché coltivava il tabacco. Possiamo quindi dire che era lo stato in cui tale coltivazione ha avuto maggior successo. Ma da qui all'arrivo del Virginia c'è un piccolo aneddoto storico. Infatti nel 1612 a Jamestown in Virginia venne inventato l'air curing del tabacco. Se non sapete cos'è l'air curing, ho fatto un video sul curing del tabacco che ve lo metto in fondo a questo video. Ma si sa, il Virginia è il classico tabacco flue cured. Cosa significa? Curato ad aria calda, e questo non era ancora accaduto nel 1612. Prima della guerra civile americana, la maggior parte del tabacco che circolava negli Stati Uniti era di tipo fire cured, curato a fuoco, ovvero era qualcosa tipo il Kentucky dei giorni nostri. E questo tipo di tabacco viene coltivato per forza di cose, altrimenti non cresce bene, su terreni ricchi e fertili. Dopo la guerra civile americana, la gente ha cominciato a richiedere un tipo di tabacco un po' più leggero, con una foglia un attimino più leggera, perché il Kentucky è bello spesso e cuoioso come tipo di foglia e di conseguenza tabacco. Volevano qualcosa che fosse un po' come un all day, come lo chiamiamo ai giorni nostri, no? Un tabacco all day, non una cosa da pipa pesante per la sera, qualcosa da fumarsi quando avevano voglia. Si notò che le terre meno fertili, le terre un po' più sabbiose, producevano piante di tabacco ovviamente meno nutrite e quindi con foglie un attimino più sottili e quindi più adatte alla richiesta del mercato di quei tempi. Quindi l'Ohio, il Maryland e la Pennsylvania iniziarono a sviluppare questo tipo di coltivazione. Ma tutto cambiò più o meno nel 1839, quando il capitano Abisha Slade, nella contea di Cashwell, nel North Carolina, iniziò a piantare e coltivare questa nuova varietà di tabacco chiamato Gold Leaf.
foglia dorata. Ma questa foglia dorata veniva ancora curata a fuoco dopo il raccolto, e la vera svolta venne quando uno schiavo di questo capitano, un tale Steven, signor Steven, decise di riappiccare il fuoco sotto le foglie raccolte, non con la legna ma usando il carbone. Il carbone non fa fumo come lo fa la legna, quindi non va ad affumicare le foglie, ok? E il cambio repentino di calore avvenuto utilizzando il carbone ha fatto diventare le foglie tutte gialle, e quindi da qui in poi si iniziò a coltivare questo gold leaf e curarlo con aria calda e non col fumo, e quindi creare la varietà Bright Leaf, il Virginia che conosciamo ai giorni nostri, più o meno. Poi questa tecnica si è ovviamente affinata negli anni fino ad arrivare alle moderne coltivazioni in cui il tabacco viene scaldato tramite dei tubi contenenti, dei condotti contenenti dell'aria calda, molto più controllata, e solitamente viene utilizzato del gas per scaldarla e non il carbone. Questa scoperta cambiò molto l'economia di tutti i paesi vicino agli Appalachi, ai piedi degli Appalachi, perché lì la terra era sabbiosa, era poco fertile e considerata incolta, e tutto ad un tratto tutta questa terra incolta poteva essere utilizzata per coltivare una pianta che aveva un buon rendimento economico, ovvero il Virginia. La sua popolarità venne anche coadiuvata dal fatto che vi era una stazione proprio lì vicino a dove lo producevano, dove partivano i soldati che arrivavano da altre regioni, arrivavano lì e si compravano il tabacco, poi partivano per la guerra, e una volta in guerra incontravano altri soldati che non conoscevano questo nuovo tabacco e si scambiavano i tabacchi. Quindi gli altri soldati, una volta ritornati a casa, avevano la conoscenza e la voglia di fumare questo nuovo tabacco. Questo contribuì tanto alla popolarità del Virginia subito nei primi anni della sua nascita. Ma com'è fatta questa pianta? È una pianta di tabacco molto grande, arriva tranquillamente a 1,5 metri dopo che viene fatto il topping, ovvero dopo che lo stelo centrale sul quale nella parte apicale crescono i fiori viene tagliato per irrobustire la pianta, farla diventare più larga che alta. Intendiamoci, le foglie possono raggiungere tranquillamente i 70 cm di lunghezza nella parte basale, dove le foglie sono più grandi. Le foglie sono solitamente 20 e hanno un colore che varia dal verde scuro al verde brillante, talvolta con delle sfumature di giallo. La forma e la dimensione delle foglie varia molto a seconda del posizionamento sulla pianta. Le foglie più in basso, ad esempio quelle che vengono raccolte prima, hanno una lamina, ovvero uno spessore della foglia piuttosto sottile, più sottile di quelle della parte apicale della pianta. Vengono raccolte prima, hanno una concentrazione di nicotina al loro interno inferiore e vengono utilizzate anche per dei prodotti differenti. Anche il quantitativo di olio presente sulle foglie differisce a seconda del posizionamento sulla pianta, e non ultimo, viene da sé, cambia anche il tipo di aroma che si va ad ottenere a seconda di quale foglia della nostra pianta di Virginia andremo ad utilizzare. Oggigiorno vi sono grosso modo 4 tipi di Virginia. Il Bright Virginia è il più famoso, il più conosciuto, ed infatti si raccoglie con la maggior parte delle foglie presenti sulla pianta, ovvero dalla parte centrale in giù hanno una lamina più sottile, basso contenuto di nicotina come vi ho detto prima, alto contenuto di zuccheri, quindi l'aroma sarà un po' agrumato, fruttato e logicamente decisamente dolce. Il Red Virginia, al contrario, lo si produce con la parte superiore delle foglie, ha un contenuto di nicotina più alto, ha un po' meno zuccheri, le foglie sono più
oliose, conseguentemente più aromatiche, avremmo un tipo di resa aromatica quasi caramellata, sicuramente più intensa e meno dolce rispetto a quella del Bright Virginia. Poi abbiamo il Brown Virginia, che non è tanto conosciuto tra noi svapatori, magari quelli che fumano la pipa lo conoscono un po' di più. Tale tabacco ottiene questa colorazione perché è stato curato più a lungo, quindi viene scaldato per un tempo maggiore dopo il raccolto e quindi assume questo colore marroncino. Ha delle note più terrose, nocciolose, è meno dolce del Red Virginia, meno caramellato del Red Virginia e brucia un po' più lentamente e da temperature più basse, quindi può essere utile in alcune misture per abbassare la temperatura media del vostro braciere che avete acceso all'interno della vostra pipa. E poi abbiamo il Black Virginia. Questo come colorazione è marrone scuro, quasi nero, ha note ancora più legnose, diventa quasi affumicato, molto terroso e viene prodotto pressando a caldo il Virginia o addirittura letteralmente stufando le foglie di tabacco. Ecco perché diventa così e brucia ancora più lentamente a temperatura ancora più bassa rispetto al Brown Virginia. È sicuramente quello con l'aroma più intenso. Con questo processo lo si rende lontanissimo dal Bright Virginia perché vengono eliminate quasi tutte le componenti zuccherine, quindi nonostante sia un Virginia non è per niente dolce. I Virginia tendono a migliorare col tempo perché una volta stoccati, contenendo tanti zuccheri, questi ultimi favoriscono la fermentazione e quindi piano piano vi sarà comunque un processo di invecchiamento che lo migliorerà, quindi avrà un sapore, un aroma più intenso, più profondo. Diciamo che se lo si tiene bene è come un buon vino, lo lasci lì, matura, migliora. Viene utilizzato da quelli che fumano la pipa perché è un po' la componente principale di tutti i blend da pipa, poiché vista la sua dolcezza tende ad armonizzare la presenza di tutti gli altri tabacchi all'interno del blend. È coltivato in 75 paesi al mondo, Italia compresa. I maggiori produttori sono lo Zimbabwe, gli Stati Uniti viene da sé, il Brasile e anche la Cina, quindi praticamente Africa, Europa, Asia, tutto il mondo e America. Io spero che questa piccola disamina, questa piccola descrizione di questo famosissimo tabacco, popolarissimo tabacco al mondo, possa essere stata di interesse per qualcuno. Spero che la guardiate, anche perché non ci vuole pochissimo a fare questo tipo di video, ma non importa se non vi piace il Virginia e svapate solo la Takia al 15, la cosa più importante è che voi rimaniate sempre e comunque lontanissimi dai chiodi di bara. Ciao!